Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Telepass. Questa è la scatolina che vi verrà consegnata se fate il Telepass. Andate a vedere sul sito, ve lo metto in descrizione. Sito ufficiale, è in promo per 2 anni, non pagate la commissione trimestrale, che se non erro intorno ai 3,70 euro ogni 3 mesi. Per 2 anni non lo pagate, quindi pagate normalmente soltanto la corsa del casello. In confezione viene dato, qui dentro c'è il Telepass, manualetto di istruzioni, no, più che altro pubblicità, il manualetto di istruzioni è qua dentro e anche questi 2 adesivi da poter mettere o incollare o ritagliare sopra la macchina, sopra il parabrezza, insomma da qualche parte, per far sapere che potete pagare con il Telepass, perché non solo pagate l'autostrada ma anche altri servizi. Dopo vi faccio vedere tramite app cosa è compreso. Breve guida, italiano da questo lato, in inglese da quest'altro. Poche parole voi dovete vedere, ma prima della guida andiamo ad aprirlo, vediamo questo nuovo Telepass come è fatto. Certo, mi servivano le forbici, ma anche senza si apre. Andiamo a vedere, eccolo qua, è piccoletto, non so se vi ricordate il vecchio modello, era grigio con la striscia gialla intorno, un po' cicciotto. Questo è quello nuovo, nero, qui ci sta il 3M, lo dovete attaccare nella parte centrale sotto lo specchio retrovisore, non a sinistra, non a destra, perché la telecamera può non inquadrare e quindi voi passate e la barra si alza. Infatti qui ci sono le istruzioni per la corretta installazione. Vi spiego subito i beep quando li emette. Appena vi avvicinate, andate non più di 30 km/h, altrimenti c'è il rischio che non funzioni. Il primo beep vi fa alzare la sbarra, quando siete passati dall'altra parte fa un altro beep prolungato, tipo ti, quello vuol dire che è andato tutto liscio come l'olio. Se succede qualche altra cosa, per esempio un tono acuto prima dell'apertura della sbarra e 3 o 6 toni acuti dopo, va bene uguale, ma vi avvisa che la batteria sta per scaricarsi, quindi in quel caso dovete farvelo sostituire. Non maneggiate voi, non cambiate le batterie, perché lo devono fare loro. In 2 casi vi può dare errore, cioè un tono grave prima della sbarra, la sbarra non si apre, passaggio non registrato, dovete chiedere assistenza a qualcuno, oppure nessun tono e la sbarra non si apre. In qualsiasi caso, mai uscire dal veicolo e mai fare retromarcia. Dopodiché, se avete una macchina davanti a voi, quindi se siete in coda al Telepass, che suona un po' strano però così, dovete dargli almeno 4 metri di distanza. Dopodiché che questo è il tutto, resiste a una temperatura di massimo, non sto scherzando, ma l'avevo visto, fammelo ricordare bene, esatto, 85 gradi massimo, minimo meno 25 gradi, fatta apposta, anche la luce diretta del sole non dovrebbe dargli nessun fastidio. Lo possiamo rimettere a posto, questo manuale qua. E adesso vi faccio vedere nel dettaglio l'applicazione Telepass PayX. Qui c'è il codice a barre, qui un codice identificativo, questo è come è fatto davanti e sul retro, molto molto piccolo, dimensioni rispetto al mio S9 Plus, lo potete vedere voi. Ok, lanciamo l'applicazione. Ok, ciao, il mio nome e cognome, ho l'identificazione con l'impronta digitale. Ok, questa è la home page che vi appare, qui sotto c'è la mappa che ho coperto per privacy. Queste sono le funzioni che potete fare: pagare la sosta, perché potete anche pagare le strisce blu con l'applicazione. Fare riferimento, avete un cashback di alcuni distributori convenzionali, pagare il bollo, chiamare un taxi, affittare gli ski pass, manutenzione auto, lavaggio auto e acquistare un traghetto. Questi sono i servizi disponibili. La scheda conto vi dice quanta disponibilità avete, le spese che avete fatto quest'anno,
una carta prepagata che viene usata solamente per il Telepass Pay, ti viene data automaticamente se avete BNL, se no lo dovete richiedere. Qui potete andare a vedere il beneficiario, l'IBAN del conto e il BIC. Se premiamo su carta ci dice tutti i movimenti, andiamo su cashback, ci dice tutte le spese che ci sono ritornate, su sosta ci dice i parcheggi che abbiamo pagato, carburante con Telepass, dispositivo con app Telepass o con dispositivo, bollo veicolo e questa, oltre al taxi, il traghetto, lavaggio auto e skipass, questa è una cosa molto importante, monopattino sharing. Attualmente questo servizio è coperto, oggi che è 1 agosto 2019, soltanto a Milano e a Rimini, per quello che mi risulta. Invece andando su Telepass avete sempre informazioni relative a assicurazioni, ARC, proprio riguardante questo dispositivo qua. Abbiamo le fatture emesse, lo storico dei movimenti, un memo, dispositivo e targhe, perché possiamo anche richiedere un secondo dispositivo però a pagamento e possiamo aggiungere un'altra targa gratis. In questo caso devo confermare la mia targa, lo vado a confermare, questa è la mia targa, confermi, sì, ok, proseguo, ok, consento tutto, targa memorizzata, perfetto. Questo è il mio numero di Telepass, qui sotto c'è la mia targa, qui abbiamo il nome, qui abbiamo la mia targa, il codice nazione, possiamo dare un nickname alla targa. E qui volendo possiamo aggiungere un'altra targa, così questo possiamo metterlo in un'altra auto e così mettendo questo in un'altra auto saprà in quale veicolo con quale targa avrà passato il casello. Poi abbiamo altre opzioni premium e assicurazione che sono a pagamento e in questo momento non ci interessa. L'ultima scheda è il menu dove abbiamo il nome e il numero di contratto, poi abbiamo le impostazioni. Attivo o disattivo la visualizzazione del servizio del conto Telepass PayX. Abbiamo le note spese, blocco dispositivi, posso bloccare la carta temporaneamente, caricare il tagliando del parcheggio, magari salvarlo e stamparlo per metterlo, vedete, in bella vista. Bisogna ritagliare qua mettendolo in bella vista vicino al parabrezza. I documenti utili che abbiamo precedentemente firmato e accettato, possiamo rileggerli. Richiesta assistenza per qualsiasi tipo di appunto assistenza, contatti e risposte e domande rapide, e qui possiamo fare logout. Una volta che vi arriva e avete confermato la targa come ho fatto io, siete pronti per viaggiare in autostrada e passare attraverso la corsia riservata Telepass. E dopo aver visto in breve come funziona il Telepass anche grazie all'app Telepass Pay X, le sue funzionalità e la sua configurazione, non mi resta che andarlo a provarlo in autostrada, ma questa è un'altra storia e ne riparleremo magari in un altro video. Volendo, questa parte si può staccare, magari se ne avete due, lo lasciate attaccato al parabrezza e qui tramite questa slitta, questo incastro, così lo riattaccate. Molto molto comodo, maneggevole e portatile sotto questo punto di vista. Allora, questo è il sito telepass.it dove per 2 anni sono gratis. Non pagate, ah ecco, i 2,50 € al mese. Scopriamo di più, Telepass X, ma andiamo nell'area riservata, così vi faccio vedere. Username e password, la devo recuperare in qualche modo, però non ce l'ho proprio, quindi mi devo registrare. Codice ID è la prima volta che accedo e lo faccio insieme a voi. Benvenuti nella tua nuova area riservata, un ambiente tutto nuovo dove gestire le operazioni legate al tuo contratto Telepass in modo ancora più semplice e veloce. Esplora tutte le sezioni, aggiorna i tuoi dati, profilo, gestisci i target dispositivi, controlla movimenti e fatture e molto altro. Questa è la nostra area, la home page, diciamo. Su movimenti e fatture vediamo tutti gli ultimi movimenti e qui appunto tutte le ultime fatture. Cosa abbiamo su premium? Se vogliamo scegliere l'account premium con 2 euro al mese in più possiamo andare anche in Europa sostanzialmente e abbiamo alcune agevolazioni, ma non è
il caso mio. Su servizi abbiamo l'autostrada attivo, i parcheggi attivo, l'area C non attivo, ma sono a Roma quindi per il momento non mi interessa più di tanto. Strisce blu al momento non è attivo, lo dovrò attivare poi mi sa tramite app. Traghetti attivo, servizi europei non attivo. In questa schermata abbiamo la data di attivazione, dove ci vengono diciamo la banca che abbiamo inserito, il nostro dispositivo Telepass con il numero, data di attivazione, le targhe. Qui possiamo aggiungere targhe, infatti aggiungi un dispositivo Telepass al tuo contratto, aggiungi un Telepass europeo o attiva premium. In questa schermata abbiamo qui in questa sezione, ora ho oscurato un po' di dati sensibili, tutti i dispositivi Telepass che abbiamo, in questo caso ce n'ho solo uno, e qui tutte le targhe. Possiamo segnalare qualsiasi richiesta, qualche disservizio, qualche pagamento che è stato effettuato male, non autorizzato eccetera. Qui abbiamo il logout. Qui su modifica profilo possiamo cambiare appunto i nostri dati e qui per uscire. Questo video è tutto, vi ricordo i social, Facebook, Instagram, IGTV, TripAdvisor, mi raccomando seguitemi Botterino 10, seguitemi anche sul canale, iscrivetevi, attivate la notifica per non perdervi nessun video che uscirà nel mese di agosto e nei prossimi mesi. Qui da Botterino 10 è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video, ciao!